Oggi giornata di shopping, vi porto con me in un posto molto molto carino che abbiamo scoperto con la mia mamma un pochino di tempo fa. Quindi venite con me in questo store molto molto grande e finalmente oggi posso dare un'occhiata che non è il classico tipo Ikea o altro per l'esterno. Quindi state con me in questa giornata di shopping. Ok, sono dentro. Allora, questo posto è pure fighissimo perché non sponsorizzato ovviamente, ma ha tutte queste confezioni e delle ottime offerte, quindi già che stiamo facendo anche shopping per la casa. Ora vi faccio vedere piano piano quello che prendiamo. E io invece ho bisogno anche di una cosa per il corpo, non so se lo troverò qua, perché dicono che c'è un bagno schiuma che ha lo stesso odore del mio profumo Alien. Uno per te, uno per me, uno per te. Ah, a me questo serve. Quale? Eh no, ti ho preso questo. Che hai preso? Il Finish, da 80 del maxi pacco. Ok, ok. Perfetto. Sì, sì. Ve lo ricordate questo? Io l'ho trasformato nero. Sto prendendo questa qua, viralissima su TikTok, la voglio provare anch'io. Vado a prendere le spugnette. Queste sono le mie preferite. Queste sono perfette. Mondo scatole, io amo le scatole. Mamma mia quante scatole, tutte cassettiere, cose che mi piacciono. Raga, a me potete vedere le scatole, impazzisco. Non registro per un quarto d'ora, nessuno fa un annuncio. Appena clicco su play, casa 4. Mossa fa apposta, c'ha nei telecamere. Mossa la fa apposta per forza. Comunque questo è stupendo. Ha questi stili così, bellissimo. Questo mi piace un sacco. E ci stiamo avvicinando. No, vabbè. Per mettere i giochi alle bambine, è carino. Io stavo cercando delle cose specifiche. Qui ci sono tutti sgabelli, sgabellini. Ecco, io per esempio volevo un mobile da esterno, però non così. Quelli alti. No, quelli alti. Ah, quello è alto. Però non si vedono tutti. Ho incontrato tipo le ambasciatrici dei tesori oggi, praticamente. Sta lì, ok. Mi hanno dato una forza incredibile, ve lo racconto dopo. Ma intanto volevo mettere nel mio vlog, quindi ciao. 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 Vi giuro che questa storia ve la devo raccontare, ma ve la racconto a fine video. Intanto sto prendere una cosa che bisogna averla fuori, è carino questo. Questo? Questo è molto bello. Questa mi piace pure. Però queste mi sembrano, secondo te sono troppo alte sempre? Forse mi servirebbero più basse ancora. Quello voglio. Che cosa? A parte che qui ci sono vari vasi, vasini, vasetti che non sarebbero male. Oh mio Dio. No raga, ma è bellissimo. Ecco, io una cosa del genere la vorrei. Non così, non in questa, non così, però la vorrei tantissimo. E mia madre che mi ha abbandonata. Oddio, qua ci sono i gnometti. Oddio, sono bellissimi. Però no, io volevo invece. No vabbè raga, no raga, no, ma è bellissimo. Vai con fredda con te, è bellissimo. No vabbè raga, vabbè, comunque stavo dicendo, io volevo una cosa del genere, delle sdraio, però piccole, proprio piccole piccole. Vediamo se riesco a trovare, perché queste sono belle ma sono troppo grandi. Io ho un lungo, lunghissimo balcone, ma è lungo, non largo. Infatti queste no. Vediamo questa. No, queste sono comunque troppo grandi. Ecco, questo lo voglio. Dove lo compro? Sedia Moon adulto tonda. Bella. Ma è d'esterno? Non so se è d'esterno, raga. Non so se è d'esterno o da interno. Ah, sono arrivata invece nel reparto giocattoli per la Red Joy. Allora, gazebo. Ah, carina. Questa è ancora più piccolina. Carina, alle bimbe potrebbero piacere un sacco queste qui, piccole piccole. Ma la domanda vera è, ma mi regge? Non mi fido. Ah, non mi fido.
Ma sa che devo cercare ancora, non mi fido se mi regge. Ecco, tipo questa mi piace, però è troppo alta. Mi serve una via di mezzo. Ehi, dove sei? Mamma, guarda che ho trovato. Arrivo. No, bellissimo. E questo proprio all'angolo. Carino. Con due sedioline. Sì, però non è questo che stavo cercando. Mi sa che ho trovato. All'esterno. No, se si bagna è finito. No, niente. No. Quanto è bello questo. Bellissimo. Niente. Cose di plastica, niente. E no, sono alte, non le voglio alte. Per un fattore di sicurezza e di estetica. Stiamo andando a cercare il bambolotto per Zoe e un'altra cosa per Lara. Che prendo per Lara? Capiamo un attimo. Sarebbe carino portargli delle bolle di sapone da fare sul tuo terrazzo. Qui ci sono le bolle carine. Delle bolle di sapone da fare sul tuo terrazzo sarebbe carino. Me smonta. Oddio, potrebbe piacergli questi qua più piccolini a Zoe. Perché c'hanno il ciuccio. Guarda questi qua. Guarda questi. O questo. Questo. Quello con la pappa. È carino pure questo. No, però questo non ha il coso. E se no questo qua che c'ha sia il vasino che questo, esatto, che qui. Esatto. Se no questo qui, però questo non mi piace. No, questo mi piace, il rosa che gli piace a lei. Questo che c'ha? Baby doll accessories. No, questo, secondo me è questo. E vabbè, andata, è andata. Ok, allora quella Zoe. E invece Lara. Allara, che cosa? No, ma quanto è bello! La Nenuco, quella Snow, che bella! Allora, invece per Lara Wednesday. No, questo. Che dici? Ma a te piacciono quelli che fanno rumore, eh? Quindi è meglio quello lì che abbiamo preso, nonna. Quello lì, sì. Però Wednesday, che cos'è per Lara? Oddio, che figa! Fighissima, però non so quanto potrebbe piacere, però è fighissima. Per Lara, mamma mia, questi mi prenderei io, guarda quanto è bello. Sta deciso, mi apro un canale di giochi solo per... Mamma, attenta, c'è un uccello. Ma ti stava passando in testa. No, poverino, deve essere rimasto chiuso qui. Poverino. Aspetta, sto venendo a vedere. Dicevo, mi apro un playhouse. Carina. La casetta. Comunque dicevo, mo mi prendo, apro un canale YouTube solo di giocattoli, recensioni di giocattoli, solo per poi giocarci io, giuro. Capito perché ho fatto i figli? Ma quanto mi piace tutto, è tutto così bello. Questo piace a Checca. Questo piace alla mia fidanzata, ma Harry Potter, tutto di Harry Potter. Dove sta il carrello? L'ho abbandonato. Senti, di là. Io voglio prendergli un puzzle per... Bello. Per la Zoe e uno per la Lara. Vabbè, a Lara prendiamogliene qualcuno che possiamo fare insieme di complicato, però. Però alla Zoe quale li prendiamo? A Lara Harry Potter anche piace. Sì, Lara e la mia fidanzata hanno gli stessi gusti. Senti, vado a recuperare però un attimo. Madonna, che fighi. Vado a recuperare un attimo il carrello. Che non so dove ho lasciato. Eccolo. Oddio, Barbie. Ma mi piacciono tutte queste cose, sono troppo belle. Oddio! Ma che cosa bellissima sei! Ma siete stupendi, sono bellissimi! Vabbè, nel carrello con poca roba, devo dire. Noi parecchio discrete, devo dire, poche cose. Proprio due contate, aiuto, non riesco manco a girare per quanto pesa. Che carini gli animaletti! Belli! Super Mario 3D? Che no! Dici? No! No? No, ma non sono solo lì, sono anche qua, mi sa. Dove? No, questi sono giochi. No, i puzzle sono soltanto questi. Ah, allora piacciono pure i giochi da tavolo. Vabbè, ma scegliere quello che gli piace. Comunicazione interna, Federica per apertura cassa, Federica per apertura cassa, Federica. Sì, prendo mia figlia. Oddio, quanto mi piace Cluedo. Cluedo è bellissimo, ci ho sempre giocato un sacco. Mi piacciono un sacco questi qua.
figlie prendo? Che piace a mia figlia? Madonna, ma tu quanto sei carino. Ma che adorabilissimo. Carino. Oddio, ma è bellissimo. Però è di Natale. Stupendo, ma di Natale. Allora piacciono pure queste cose di sorprese. Questo prima o poi glielo devo fare tipo un compleanno a Zoe, perché sta iniziando a piacergli questi. Dai, ma sta a far posto. Andiamo di qua. No, questi sono per bambini troppo piccoli. Ah, infatti qua c'è la Peppa. È la Peppa. È la Peppa, la Peppa. C'è un signore che mi sta inseguendo. Mamma mia, io sarei morta. Da piccola sarei morta per una casa sull'albero. Così, bellissimo. No, raga, adesso, oddio. Tipo, mi ha spaventata. Magic surprise. Volevo fargli una cosa piccola. Secondo me questo potrebbe piacergli. Caccia al tesoro. Devi prendere la caccia al tesoro. Andata. Ok, abbiamo preso anche due puzzle per le bimbe. Che cosa? Chi è quella cosa che fa così? Ah, oh Gesù. Ma che? Se ne inventano tutte per la pubblicità. Per l'esterno ho trovato poco e niente. Però almeno questo lo devo trovare invece. Vediamo se lo trovo. Un bagno schiuma, sì, che ha la stessa profumazione di Alien, il mio profumo. E quindi? E non c'è, e non c'è. Vabbè, prendi, guarda che queste sono buonissime. No, volevo proprio quello. Volevo quello lì. Non trovo niente. Però la vita mi ha fatto comunque un bel regalo incontrando quella tesorina. Quindi va bene. Abbiamo cambiato store. Sono un attimo a fare la spesa. E oltretutto in uno dei miei store preferiti, che è la Conad, non voglio fare pubblicità anche perché non ne ho bisogno da Chiara Paradisi, però mi piace tantissimo come store perché è tutto ordinato, carino, guardate quanto è carino. Super super elegante, mi piace tanto, i prodotti sono tutti messi bene. Io ho visto il sushi che fai, te ne privi. Ecco una cosa che loro hanno qua, meravigliosa, il sushi. Mamma mia, c'è un sacco di cose buonissime. Che prendo? Ah, c'hanno proprio il baba con lici e aloe vera. No, buonissimo questo. Cosa voglio? Penso che prendo un po' di pezzi. Ho preso i poci. Questo assolutamente carbonara, da farvi vedere in un video. Che figo. Olio di cocco. Vi faccio la seconda parte con tutta la giornata di oggi, perché sto a pranzo e cena dei miei. Infatti mi sono presa del sushi per pranzo e una piadina senza glutine per cena. E vi faccio vedere tutto quanto nella seconda parte, perché oggi dedico tutto il video a questo qua, che siamo tra negozi, shopping, altro. E invece domani vedrete la seconda parte a casa dei nonni. Preferisco dividere le due parti e spero che questo mio ordine vi piaccia. Che carino. Miso ramen. Carino. Poi alcune cose sempre per l'SMR voglio ordinarle proprio da internet. Mi ci sto dedicando un sacco per l'SMR, eh? Ne vedrete delle belle prossimamente. Lara, mi piacciono cose salate e Lara mi chiede sempre cose salate. Che li posso prendere? Da snecchino? Sì. Cerchiamo uno snecchino salato per Lara. Stiamo prendendo anche le pizzette alle bimbe. Ma io ho visto una cosa qui. Harry Potter. Uno per Lara, uno per Zoe e uno per me. Bimba sempre, bimba dentro. Potevo andarmene via senza gli ovetti Kinder di Harry Potter. Sto cercando quella con i capelli neri. Anche se non ho capito manco se c'è nella collezione, ma io cerco, così a prescindere. E poi vorrei Harry Potter, proprio Harry. Non l'ho mai trovato Harry. Ho trovato Harry Gold, Harry per la penna. Forse Lara ha trovato Harry Potter, ma io non ho mai, quindi vorrei proprio Harry Potter. Vediamo se riuscirò mai a trovarlo. Nella seconda parte apriremo i Kinder Joy, vediamo se lo trovo. Quindi sempre per la seconda parte domani. E eccoci tornati a casa dei miei. Oggi siamo a pranzo qui, siamo a cena qui, quindi vedrete tutto nella seconda parte. Ma assolutamente vi devo raccontare questa cosa che vi ho detto che mi è successa, perché ci tengo tantissimo. E se sentite rumore, che c'è anche il papà di Lara, stanno facendo i compiti, c'è anche la nonna, quindi se sentite urlare non stanno urlando davvero, stanno palesemente giocando. Fatto sta, niente, praticamente oggi stavo in quel negozio, a un certo punto mi ferma questa ragazza di 20 anni e con la sua sorellina di 12 anni e la loro mamma.
fighissima, cioè vi giuro, tutte e tre un amore, una più un amore dell'altra. È stato un po' come se fosse letteralmente la parola delle mie tesorine reincarnata in una persona, anzi in tre, perché alla fine soprattutto la tesorina più grande, quella di 20 anni, e la mamma, che comunque segue i miei video, mi conosce tutto e sanno, cioè mi seguono con affetto e tutto. È come se la voce dei tesori si fosse reincarnata in loro e mi hanno dato tutto quello che molto spesso voi mi dite anche nei commenti, no? Non ti giustificare, non ascoltare nessuno, vai avanti per la tua strada. Ma mi hanno dato talmente tanto amore, talmente tanto... non lo so raga, mi hanno ridato quello che mi mancava da tanto tempo. Mi serviva quello che mi hanno detto, mi serviva ascoltarli, mi serviva tutto questo. Cioè per me il potere delle persone, ci tengo tanto a questa cosa, io chiamo tesori le persone che mi seguono, perché io credo davvero che in ognuno di noi è nascosto un tesoro che può, anche perché no, donare al prossimo. Tutti siamo speciali secondo me, per questo che vi chiamo tesori, per questo e per altri motivi, ma io proprio per questo io ci tengo che siete i miei tesori, perché dovete ricordarvi che siete speciali, che ognuno di noi è speciale. Mi hanno semplicemente ricordato che sono speciale un po' anche io e mi hanno detto non ti preoccupare, che si vede il percorso che stai facendo, si vede che la persona con la quale stai è buona, si vede che tu fai le cose con il bene. Questa famiglia dei tesori c'è davvero ed è con te, e io sentirmi dire queste parole, onestamente mi sento ancora più forte di prima, ancora più carica di prima. E se ero già giunta alla conclusione del chi se ne frega, adesso ancora di più. Mi hanno dato proprio una grinta, un amore incredibile, tanto che poi ho fatto degli audio con mia mamma sul gruppo dei tesori e ho raccontato che, allora, adesso ci seguiamo su Instagram con la ragazza, ci siamo scambiate il numero di WhatsApp, la mamma anche, ce l'ho su WhatsApp anche lei, e ci vedremo sicuramente per un caffè, perché facciamo parte insomma dello stesso quartiere, perché veramente è praticamente l'ambasciatrice dei tesorini, ho trovato un amore incredibile, veramente grande grande grande, e anche lei facente parte della comunità LGBT, ed è veramente tanto 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 bella questa cosa. È arrivata nel momento giusto. Pensate che io stamattina avevo fatto un audio nel gruppo dei tesori dove dicevo spero di incontrare, sono in giro per Roma, spero di incontrare qualcuno di voi, e l'ho incontrata. Mi hanno donato proprio le parole Ciao. Che avevo bisogno di sentirmi dire. Ci vediamo nel prossimo video con la parte 2 di tutto quello che facciamo oggi. Ciao ciao! Ciao!